Nityananda non poteva neanche mangiare con le sue mani. Nityananda he could not even eat with his hands. Pertanto ma lui doveva meditare. Pertanto Malini doveva alimentarlo. So Malini had to feed him. Malini, la casta e onorata sposa di Srivasa Pandita, poteva percepire i sentimenti interni di Nityananda. Malini, the chaste and very grateful the wife of Srivasa Pandit, could perceive the sentiments of Nityananda. Per questo lei lo serviva come una madre e un figlio. For this she was serving him as a mother and as a mother to a child. Lasciando molto preoccupato Malini dentro. And Malini was very afraid. Thank you.
the crowd. Tornò rapidamente, ma senza il bicchiere. Came back very fast, but without the glass. Malini Devi poteva immaginare perfettamente. Malini Devi could wonder. La reazione di suo marito se sopriva. Perfectly she could wonder the reaction of his of her husband if he would know che il bicchiere di Devi Krishna si era perso. That the glass of Krishna was stolen. Il suo temperamento era comparabile a una tormenta. His sentiments was comparable to a storm. Lei si sentì indifesa e iniziò a piangere. She felt herself without defense and started to cry. Fu allora quando Nityananda arrivò. Then Nityananda came. E vide il volto di Malini segnato dalle lacrime. And he saw the face of Malini with tears. Sorridendo le chiese. Smiling, he asked to her. Perché stai piangendo? Why are you crying? Raccontami la causa della tua pena. Tell me the cause of your suffering. E io mi occuperò di tutto. And I will take care of everything. Malini, piena di lacrime, rispose. Malini, full of tears, she answered to him. Oh, ascolta, Gosani. Oh, listen. Un corvo scappò volando con il bicchiere di ghee. Chissà dov'è. One crow flying away, take away this glass. I don't know where it is now. Nityananda la rassicurò. Nityananda gave her some comfort. Madre, per favore, smetti di piangere e di preoccuparti. Oh, please, mother, don't cry. Stop worrying. Ti assicuro che porterò indietro quel bicchiere. I ensure to you that this glass will come back. I will take it back. Fu allora che il Signore parlò. Then the Lord spoke al corvo. To the crowd. Oh corvo. Oh crowd. Vai e torna indietro rapidamente con il bicchiere. Go and come back fast with the glass. Nityananda è nel cuore di tutto il mondo. Nityananda, he is in the heart of the whole world. Chi potrebbe mai disobbedire ai suoi ordini? Who can ever disobey to him? Il corvo immediatamente scappò. The crow immediately went away. With the glass in his mouth. E lo mise vicino a Malini Devi. And he put it near to Malini Devi. Da
da questo incidente Malini Devi può comprendere. After this incident Malini Devi può comprendere perfettamente la straordinaria potenza di Nityananda. Could perfectly understand the extraordinary power of Nityananda. E gondolando nell'estasi, lei cominciò ad offrire preghiere al Signore. And swinging in ecstasy, she started to offer praise to the Lord. Oh, tu hai potuto portare indietro la vita. Oh, you who could bring back the life. La custodia di Yamaraja. Custodying. Il figlio morto del futuro che mantiene la manifestazione cosmica. Who maintains the cosmic manifestation? Che meraviglioso che tu puoi portare indietro un piccolo bicchiere di questo corvo. What a wonderful thing that you can bring back this glass that this crowd took away. Sulla tua testa riposa la illimitata creazione. On your head the unlimited creation is resting. E non ti rendi neanche conto del peso mentre realizzi i tuoi passatempi. And you don't even realize the burden of this while you are relishing your pastimes. Solo cantando il tuo nome si distruggono gli infinitati oceani di ignoranza. By only chanting your names, the unlimited ocean of suffering is destroyed. Convincere un corvo affinché restituisca un piccolo bicchiere. Convincing a crowd to bring back a little glass. Non è una cosa straordinaria per te. It's not an extraordinary thing for you. Thank you so much.